Bella ragazzuoli, mi raccomando, guardate il video fino alla fine perché vi annuncio una cosa bomba che non verrà fatta qui. Quindi ragazzi, andate a capire dove verrà fatta e niente, vi lascio al video. Bella boys. Ragazzi, è incredibile come io non riesca mai a stare tranquillo. Ho appena fatto uno speciale per i 300.000 iscritti dove mi sono lanciato da un ponte di 152 metri e già voglio fare qualcos'altro di folle. Non è normale, ragazzi, capitemi. Cioè, solo io posso fare queste cose, solo io sono Rimoldino e già 5 giorni dopo un bungee jumping voglio superare un altro mio limite. Voglio già fare un'altra cosa matta. Cioè, è assurdo. Da quando sono sul web non ho mai fatto live o dirette lunghissime. Massimo di 2 ore, 2 ore e mezza. Proprio perché è una cosa che mi piace, mi diverte un sacco, ma mi stanca molto. Quindi mi sono detto, è arrivato il momento di fare una maratona di 24 ore in live e vedere come ne esco da questa maratona. Ma la cosa, ragazzi, non è così semplice. Ho voluto renderla un po' più divertente e coinvolgente, ovvero la live partirà con 10 ore, quindi io farò solamente 10 ore in live, ma sarete voi a poterle far diventare 24 le ore tramite donazioni, abbonamenti. Infatti la live verrà fatta sull'altro sito, ragazzi, per chi non mi segue ancora vada a lasciarmi il cuoricino, ovvero il follow, così gli arriva la notifica di quando inizio la live. E tra l'altro, non ve l'ho detto, ma la maratona inizierà questo sabato alle ore 10. Partiremo quindi con 10 ore e voi tramite abbonamenti, donazioni, aumenterete il tempo della live fino a farla arrivare a un massimo di 24 ore. Sono già stanco solamente a dirlo. Quindi ragazzi, vi ripeto, è importante che per seguire la live andiate qui e mi lasciate un cuoricino, così vi arriverà anche la notifica di quando inizio la live e di quando andrò in live lì. Perché ragazzi, ebbene sì, è un altro sito. Sarà una live molto speciale, ragazzi. Ovviamente non sarà la classica live perché passeremo un sacco di ore insieme. Quindi è tutto molto ben organizzato e ci saranno un sacco di sorprese e un sacco di ospiti. Potrebbero esserci ospiti di tutti i tipi, ma non ve li voglio spoilerare finché non ci sarà la live, quindi no spoiler. Vi dico solo che potrebbe esserci ad esempio Ruzzo Orologi, potremmo interrompere a un certo punto la live per spostarci a fare una live IRL, ovvero in giro, andare in giro delle belle macchine, fare delle varie cose pazze, folli, fare degli scherzi in live in queste 24 ore. Quindi ragazzi, mi raccomando, andate a seguirmi e non perdetevi questa maratona di 24 ore, perché non so se ci sarà un'altra volta, se non questa penso mai più, ragazzi, perché ebbene sì, io potrei registrare video per 24 ore su 24 senza stancarmi, però ragazzi, la diretta è una cosa totalmente diversa. Io poi sono uno che ci mette sempre il 100%, quindi dare il 100% per 24 ore, star concentrato sempre sotto il riflettore, non è così facile come si pensa, e per me è una grande prova e decido di farlo con voi. Quindi ragazzi, ripeto per l'ultima volta, questo sabato alle ore 10 qui, ragazzi, andatevi tutti a lasciare il follow, inizierà la maratona, mi raccomando, vi aspetto. Non ve l'ho detto, ma mi sembra ovvio, in questa live giocheremo anche un sacco, come per esempio giocheremo a Forza Horizon 5, FIFA 2021, Fortnite, perché no, Rocket League. Proveremo un sacco di giochi, tanto di tempo per stare insieme ne abbiamo anche troppo, ragazzi, e ve lo ripeto, questa è la mia prima maratona in tutta la mia carriera da personaggio del web, quindi ci tengo un sacco che venga bene e mi affido a voi, ragazzi, speriamo che mi supportiate come sempre avete fatto, perché vi aspetto e ne sarei molto grato. Ovviamente ragazzi, la cosa bella è che io adesso ho avuto questa idea, mi sono messo a registrare il video ma non ho detto nulla a Papà Rimo, che stasera arriverà a casa e scoprirà la notizia che anche lui dovrà partecipare a una maratona di 24 ore questo sabato e questa domenica. Quindi i suoi unici 2 giorni di riposo dal lavoro verranno utilizzati dal signor Rimoldino. Quindi stasera, appena arriva, vedrete la sua reaction quando gli dirò questa cosa. Non penso, ragazzi, sarà molto felice di questa cosa, però Papà Rimo, ti tocca. Ok ragazzi, è sera, sono chiuso in camera mia. Adesso andiamo a dire a papà della maratona, però lo sorprendiamo un attimo intanto, giusto per metterlo già un po' nel clima. Papi! Vieni un attimo!
Vieni un attimo. Vieni a mangiare. Vieni un attimo in stanza. Vieni un attimo qua. Smetti di far quei versi. Vieni un attimo. Vieni un attimo. Cos'è che stai facendo? Ti devo dire una roba, siedi, ti sto registrando, saluta il video. Dove? Là. Ciao. Ciao. La smetti. Scusa, non fa niente, volevo dirti una roba. L'orecchio me l'hai fatto, Scusami. Fa che fa male. Scusami, pa. Volevo dirti una roba importante. Volevo dirti una roba importante. E l'ho già annunciato ai miei fan. Cosa importante per te? L'ho già annunciato ai miei fan. Questo sabato e domenica tieniti occupato. No, io sabato mattina già lavoro. Vabbè, da sabato pomeriggio fino a domenica sera. Ma tu sei, vai, tu sei scemo. Perché, ebbene sì, Paparimo, ascoltami un attimo. No, tu, che te lo zoom anche. Tu puoi ascoltare. Paparimo, questa domenica e questo sabato siamo in live per sì, 24 live. Ore. No, io non ci vedo. No, tu sarai il per mio... Per quanto? 24 ore. Ascolta, sì, non stavo. Io vado di là perché guarda, cioè, nel senso che... No, papà, per favore, se c'hai voglia di farmi perdere del tempo, guarda, lasciami Paparimo, stare. 24 ore, ci stai te davanti a quel coso di 24 ore, guarda. Staremo 24 ore con i miei fan... E giocheremo un sacco di cose e non saremo in live sul solito perché sito. Saremo in live sull'altro sito, quindi ancora non mi seguite, correte a seguirmi. Ascolta, lascia stare il sito, ma perché per 24 ore? Perché è una maratona, voglio mettere. Ma cosa vuoi fare in 24 ore? Posso fare di tutto, mangerò in live. Probabilmente dormirò anche, si vedrà. E dipende quanto donano, perché partiamo con 10 ore, poi aumenta la live, il tempo. Ho capito, Simone, ma sai che arriviamo che siamo sfiniti, c'è una roba del... E questo è bello della diretta. E questo è ma bello. Lascia... Ascolta un attimo, ma tu... Riesci a ragionare un attimo? Allora, però ci manca una cosa, no, papà, cioè, in tutto ciò. Io pensavo ci che manca avevi un fermo, finito, fermo. Ma di trovare ogni giorno. Allora, papà, fermati un attimo, ci manca una cosa all'appello, però. No, io allora io so cosa manca a te. Io lo so. Qua dentro ormai, guarda, hai presente il deserto del non c'è più niente lì. Vabbè, non c'è più niente dentro. Fammi dire una roba. Paparimo, ci manca una cosa. Noi facciamo questa maratona. Io cosa ho fatto di male nella vita? Possiamo? Aiutami tu che... Dai, lo va! Vedi da lassù cosa posso fare io? Ascoltami. Mi viene da piangere. Ascoltami un attimo. Cosa possiamo fare come obiettivo della live? Cioè, per fare un qualcosa... Se raggiungiamo un tot di abbonati, facciamo un qualcosa. Cosa potremmo fare? Ma 24 ore c'è tempo di fare tutto quello che vuoi, cioè, ma però perché devo... Vabbè, lo penseremo in live allora, ragazzi. Detto ciò, io vi aspetto in live, mi raccomando, questo è il profilo, ve lo ritaggo se non l'ho ancora. Io non ci vengo. No, ci sarà anche lui, ragazzi, perché giocheremo anche al simulatore, dovrai guidare il live. Probabilmente guidiamo anche. Ragazzi, io vi aspetto, vi mando un saluto, un bacione e ci vediamo qua con un prossimo video che probabilmente sarà domani o dopodomani. Ciao! Va a dormire, va che ora, guarda. Alla mia, va!